Ciao amici di Operissime, oggi sono veramente super super contento di avere la nostra ospite Laura Giordano, Ciao, ciao a tutti. Ciao Nico. ciao, ciao, una stimatissima professionista, cantante, soprano, una professionista di primo ordine, io la stimo tantissimo, Grazie. ma non Prima solo che io ovviamente. l'epoca è molto abbondante. Sì, no, no, non solo io, ti stimano in tanti. Sei simpatica, bella e il che non guasta, visto il repertorio che fai. Allora, Laura, io avrei, per queste 10 domande di Operissime, avrei Ce le ho, sono confezionato queste preparata. 10 domande, che non sono rischia tutto, come facevano una volta, ma è una chiacchierata tra... In fondo è una chiacchierata tra te e te, perché io non potrò giudicare niente di quello che dici, anzi approfitto di quello che dici e anche gli ascoltatori di Operissime potranno approfittare delle tue idee. Allora, cominciamo subito. Laura, tu sei una cantante di livello internazionale. Qual è il primo consiglio che daresti ad un giovane studente che vuole iniziare questo mestiere? Primo consiglio è quello di non fare questo mestiere. Poi ti ho visto, hai riso, quindi hai già espresso un giudizio. No, no. Il secondo più serio consiglio è quello di avere sia la fortuna che la caparbietà di trovare una buona linea, intendo un buon maestro o una maestra che possa guidare la voce a non avere dei piccoli difetti che poi dopo 4, 5, 6, 7, 8, 9 anni di carriera diventeranno la distruzione della voce. Quindi io direi di trovare subito un bravo maestro che cerchi la scienza della natura della propria voce, perché la voce non si deve snaturare, non deve mai essere falsa, gonfia, più leggera, ok? Bisogna seguire la propria natura e assecondarla e, come dire, renderla eccellente con un livello ovviamente di performance sempre molto alto, anche quando si è malati, quando si è litigato col fidanzato, quando si hanno dei problemi fisici. Bisogna rendere il canto naturale, tecnicamente al massimo livello, minimo sforzo. Scusa, puoi ripetere l'ultima piccola frase che si è bloccato il video, non ho sentito. Massima resa, di arrivare alla massima resa con minimo sforzo. Ok, adesso è chiaro. Sì, Cioè, sì. mai, ragazzi, io vi dico una cosa: quando uscite dalla vostra lezione di canto e avete degli abbassamenti di voce, vi sentite stanchi anche dopo aver cantato poco tempo o anche dopo un'ora, un'ora e mezza, sbagliato, male, non è il professore giusto, scappate perché la voce ha sempre ragione e vi dirà quando sta comoda, sta bene, sta alta e può cantare 5-6 ore senza stancarsi, quello è il professore giusto. Ecco, questo è il primo consiglio, consiglio numero uno. Andiamo Seguite. proprio, andiamo tranchant. Allora, mi fai pensare a quello che diceva Pablo Picasso, che diceva non bisogna cercare, ma bisogna trovare, si incolla molto bene a quello che hai Era detto. Beh, passata una coda. eccolo là, l'amico dei cantanti, il gatto, perché canere significa cantare in latino e gatto però non significa cantare. Va bene, bellissimo gatto, bellissimo, molto bello. Grazie, Nimr. Allora, la seconda domanda è, diciamo, già più sulla tecnica, perché è la domanda, diciamo, delle domande, cioè, che importanza attribuisci alla respirazione, per il canto, ovviamente. Il 60% della riuscita del canto, secondo me, è dato dalla respirazione. Il 40% dalla posizione dell'emissione vocale.
quindi dalle varie posizioni, il canto alto, gola aperta, tutte queste cose valgono il 40%, il 60% vale il fiato, perché il fiato ti permette di non rovinarla la voce, quindi non creare quell'attrito che poi può provocare edemi, noduli, roba del genere. Il fiato è il tappeto sul quale camminiamo, è la nostra salute, ecco, è la salute del canto, perché puoi avere una posizione vocale eccellente, però se non è sostenuta da un diaframma elastico, non per forza duro, anzi no, duro no, non fate esercizi, non fate addominali, non fate cose strane, deve essere elastico e deve permettere al canto di essere appoggiato, non spinto. Non fate cose strane. Allora, perché si dice appoggia? Devi appoggiare il suono, non devi schiacciare. Quindi per me il fiato è come dire, è una garanzia, è un'assicurazione sulla longevità della propria carriera. Quindi permette di arrivare a quei 10, 15, 20, 25. Quest'anno è il 25esimo anno per me. Di che? Tu hai 25 anni? Di carriera! Carriera? Qua hai cominciato? Sì. Hai cominciato? Vabbè, diciamo di sì, va. Hai cominciato un anno e mezzo, va bene. Ok. Sorvoliamo. Non si tocca l'età. No, per carità. Ho detto. Quando hai parlato di difetti, poi vengono quelli, vengono gli edemi, le cose. Mi fa ripensare a uno che dice, poi vengono i polipi, poi vengono i polpi. I polpi? E poi ci mangiamo. Vengono i polpi, io sono il primo, sono un amante. Esatto. I polpi. Va bene. Allora, la terza domanda è, Laura, potresti brevemente spiegarci quello che reputi essere la giusta respirazione per te? Perché... La giusta respirazione? Allora, bisogna... la giusta respirazione è quella completa. Ti dicono a volte dei maestri un po' così sopra le righe, respira solo con la parte bassa, poi c'è quello che dice respira solo con la parte alta, poi c'è quello che dice respira solo da dietro. Allora, i polmoni sono due. Cerchiamo di riempirli completamente. Una volta che li hai riempiti completamente, dosa questa emissione, dosa l'afflusso di aria che tu dai alle corde. Quando io ero piccola, avevo appena iniziato a studiare, c'era un esercizio che si usava a dare, no? Soffiare davanti alla candela, inclinando la fiamma, ma senza mai farla spegnere. Perché le corde vocali non devono subire un'aggressione da troppo fiato. Per questo che prima dicevo, non spingete le note, perché altrimenti la corda, per avere una chiusura completa, deve esercitare una pressione maggiore, avendo da sotto un afflusso troppo forte, che fa poi venire emissioni gridate, stecche e robe del genere, che non vanno bene. Quindi bisogna dosare l'afflusso, cioè bisogna dosare l'emissione del fiato. E quindi bisogna imparare a conoscere l'anatomia del proprio corpo. Non è che ci possiamo inventare quello che è, bisogna sapere dov'è il diaframma, dove è attaccato il diaframma. Non è che c'è solo qua davanti, prende tutta l'orizzontalità, ma anche dietro. Quindi comunque tu devi è ancorato persino alla colonna vertebrale, quindi devi sapere gestire perfettamente la postura, che non è che si canta così, neanche si canta così. Devi stare bene allineato. Hai detto a qualche regista questo? Vabbè, non era una polemica. Vabbè. Ogni tanto sono costretta, però ogni tanto sono anche costretta a cantare in delle posizioni strane, però se c'è per esempio l'area principale in cui magari l'area di bravura, devi fare delle cose particolari, insomma la postura del cantante è importante, perché dalla postura dipende tanta roba, non solo tutto quello che riguarda il vocal tract, cioè la laringe e tutti i muscoli, i tendini che contribuiscono all'emissione vocale, ma anche ovviamente tantissimo alla respirazione.
Ok. È normale, quindi sì, bisogna sapere esattamente come funziona l'anatomia del corpo umano e quella, a maggior ragione, di un atleta come il cantante lirico, che il cantante lirico è un atleta che ha una gestione del fiato di un atleta olimpionico. Bene, grazie, grazie. Consigli molto importanti, cose molto importanti. Quindi la respirazione completa, non di qua, di là, giù, su, destra. Parzialità, è, come dicevo, è una gestione del fiato da atleta olimpionico. Non può pensare un atleta di respirare con una piccola porzione del suo polmone, sia fosse solo bassa, media o alta. Tutto. Giusto, giusto. È la gestione che è più importante. La gestione. Ok, quello che dicevi tu prima, organizzare, diciamo, quando parlavi del fiato, della candela. Sì, il flusso che deve essere costante, non deve essere troppa pressione, non deve essere troppo poca. E noi siamo degli artigiani in un certo senso. Sai che gli artigiani facevano tanti anni di gavetta nelle botteghe dei grandi maestri per arrivare a un livello di perfezione, no? Della propria arte. La stessa cosa siamo noi, non è che possiamo fare 10 lezioni ed essere arrivati, eh? Io ancora non sono arrivata dove vorrei, in realtà. A proposito di bottega, mi fai ripensare che la mia più grande, diciamo, il mio più grande ricordo, bel ricordo di vittoria di un concorso fu quando vinsi la bottega di Treviso con il grande Peter Mag, la bottega. Mi piaceva questo termine, poi Treviso, lasciamo perdere, Treviso è la città più bella del mondo. Sono veramente dei grandi ricordi. Mi piace questa cosa. Sì, la bottega si confà al nostro genere di artigianato. Bello, bellissimo. Sì, sono completamente d'accordo. Allora, poi, secondo te, una buona emissione vocale deve essere naturale oppure costruita? Italia, ti ho risposto con la prima domanda perché per me è la natura. Per me è la natura che vince, sempre. Vince nella longevità, vince nella bellezza. È normale che una voce impostata debba anche avere un certo di... una omogeneità vocale. Bisogna cercare di sfruttare al massimo la propria natura. Io devo cercare di sfruttare al massimo le mie cavità del viso, le mie risonanze, tutte, ma è sempre la mia. Non è che posso imitare la Callas, la Tebaldi, attualmente la Netrebko, le grandi cantanti del passato, la Olivero. No, è inutile. Io ho una faccia, è mia come un'impronta digitale, sono Laura. Di conseguenza avrò una voce diversa. Devo cercare la mia voce portata, come ti dicevo, al massimo rendimento possibile con il minimo sforzo. Tra l'altro penso sempre quando canto, quando ho delle performance, particolarmente dei periodi particolarmente difficili, a lavorare sempre, sempre nella mia vita, nella mia carriera, sugli interessi e mai sul capitale. Non è che cantare naturalmente vuol dire cantare sbracato, non girare i suoni, non coprirli oppure non appoggiarli correttamente. Significa cantare correttamente, ma con la propria natura. Capito. Bello. Sì, sono d'accordo. Che valore dai alla dizione del testo cantato? Addizione, poi per una siciliana, no? È importante per tutti. Io te ne posso parlare perché l'ho dovuta studiare per arrivare a un livello, diciamo, che mi potesse servire anche nella tecnica di canto, nell'emissione vocale. È importante anche questo. Perché hai dovuto studiarla? Ci puoi... Perché guarda, per esempio, ti dicevo, noi siciliani abbiamo le vocali molto aperte, alcune vocali molto aperte, per esempio la O, la A, la E. Adesso in questi giorni viene da me un'allieva a me molto cara, alla quale ho dovuto correggere la dizione, solo correggendo la dizione nel canto, nella voce cantata,
si è corretto un problema tecnico. Le andavano indietro le vocali che lei tiene nel suo parlato, troppo ampie, troppo larghe, le andava la voce indietro. Non riusciva a girare certe note, soprattutto attorno al passaggio e sopra il passaggio. Quindi non si convogliavano. Ho detto, ma puoi farmi una O? Una vera O? O? Ce la fai? Quando l'ha fatta, la voce è andata nel posto corretto. La e si è triplicata come volume e lei ha avuto un rilassamento anche a livello della laringe. Quindi, rispondendo alla tua domanda, sì, è molto importante avere studiare l'addizione. Ci puoi fare un esempio di O aperta di questo mondo della Magna Grecia, che è la Sicilia meravigliosa? O, noi diciamo l'amore, l'amore. Che è proprio aperto. L'amore. Non, capisci, non può girare mai. Capito, è troppo A, è troppo... Ma si ingola già solo a parlarla. Ok, e questo è quando voi parlate tranquillamente anche a scuola? Quando noi parliamo, cioè soprattutto i giovani qua a Palermo, parlano un po' così, capito? Palermo, addirittura. A Palermo. Allora... una volta una ragazza per il suo compleanno ha letto un bigliettino, noi eravamo là davanti a lei, ha letto, oh, che carino, perché l'importante non è ciò che si ha, ma ciò che si ha. E io sono stata un quarto d'ora a pensare, dicendo, perché la sua E era uguale alla sua A, quindi diceva l'importante non è ciò che si ha ma ciò che si è, e lei nella sua dizione palermitana, perché l'importante non è ciò che si ha ma ciò che si ha. Sì, bello questo. Mi fai ricordare quando insegnavo a Lecce che mi chiamavano professore, professora. Professore, ecco. Bello, bellissimo. Diciamo che giova al canto lirico. Che giova o che giova? Giova, si dice con la O aperta. Oh, Nicolas. Ah, no, voglio dire, siccome mi hai così... Giova sempre in Puglia, torniamo con che giova. È strano, perché quella la chiudono, giova. Anche in Abruzzo. In Abruzzo dicono nuve. Esatto. Ma poi una volta un mio Alfredo mi disse, è fra noi mortali questione. E non potevo più stare seria perché sentivo questa questione. Questione, sì, sì. Poi non parliamo di alcune zone della Puglia che io adoro ovviamente. Sono fratelli nostri pugliesi, io li amo. Per la tante mozzarella, che in America e nel mondo dicono che mangiano la mozzarella. Io gli dico, forse non l'avete mai... Ma se manco fuori da certe regioni riesci a mangiarla la mozzarella. Vabbè, bello, bello, mi piace questo scambio di cose anche fuori dal canto, perché è l'italianità, no? Allora, certo. Che valore dai invece allo stile vocale dell'opera? Lo stile vocale fa sì che tu ti possa avvicinare o non avvicinare a quell'opera. Nel senso... è il è la chiave. Come fai a cantare con lo stile del verismo? Come fai a cantarci Bellini? Cioè, è una bestemmia. Non, cioè, a parte che io personalmente, questo è un mio difetto, lo so, per me è tutto il canto, la chiave di tutto il canto è il bel canto. Cioè, per me puoi cantare pure Mascagni, puoi cantare Leoncavallo, puoi cantare i contemporanei, ma se lo canti senza bel canto io non ce la faccio, è il mio stile, il mio linguaggio, ma a maggior ragione è la chiave che ti permette di entrare e star bene in un'opera, oppure assolutamente no. Io già, per esempio, stavo parlando di Traviata, io già non sopporto, ma proprio non ce la faccio a concepire le frasi out of pitch, no? Urlate, fuori, queste parlate, non ce la posso fare. Verdi ha scritto delle note stupende, soprattutto nel finale, no? Oh maestro, ascoltami, il finale.
quando insomma lei in me rinasce, Magita, insomma, ecco, io queste cose, nasce, Magita, insomma, non c'è, no, mi viene il vomito, mi vengono i conati, ma si ha scritto delle note bellissime, ma mettici l'intenzione in quelle note che ha scritto il maestro Verdi, no? Guarda che riesce meglio di come stai pensando di creare tu. Ecco, già mi viene l'orticaria, quindi per me questo deve essere completamente fuori stile. In Verdi. Ma tu, per esempio, che una frase quasi, hanno ammazzato compare Turiddu, cioè lì invece lo vedi diversamente oppure... lì è stato scritto in maniera diversa, quindi è normale. No? E alcune frasi... ma lì è la volontà del compositore, ma vai alla volontà del compositore, cioè tu non puoi cantarmi Masnè, e in questo caso do la colpa ai direttori d'orchestra, cioè, dato che qua stiamo dando sempre la colpa al cantante, ma si può cantare Masnè o desiderare che Masnè si canti tutto solfeggiato? Cioè, io non capisco, non è questo quello che ha scritto Masnè, si è avvicinato delle convenzioni ovviamente, per far quadrare le battute, ma non è che me lo puoi solfeggiare. No, hai ragione. Altrimenti non hai capito niente di stile, niente. Quindi vedo che lo stile per te rappresenta, cioè, hai detto la chiave, quindi una password, come direbbero qua in America. Sì, cioè, proprio sì. Per entrare. Cioè, sei giusto, non sei giusto, semplicemente separa così le cose. E non quindi... puoi cantare il tocco come canti... altro, non puoi. Quindi tu con i tuoi allievi, quando, oppure, vabbè, nella tua carriera lo so che ci tieni molto, e l'hai, però con i tuoi allievi, per esempio, quando dai dei pezzi, noti... Mi si presenta una che canta Mozart e mi fa i portamenti dappertutto, a me spunta sempre l'orticaria, comincio a grattarmi, come i cani, così, dico no, non ci siamo. E il gatto ti guarda. Dice, ma... guarda, dice, questa c'ha le pulci, mettiti la pipetta di antipasti. Questo è un cane. No, è fondamentale per avere un prodotto non da parrocchia. No, quindi non di livello dilettantistico, capito? Quindi di un po' della domenica. La domenica per me è fuori stile. E tra l'altro, purtroppo, ci sono anche dei miei colleghi, anche molto in carriera, che non ci fanno caso. Però per me fa che tu diventi un numero uno, oppure sei uno che dura 5 anni e non ti si vede più. Interessante. Bene. Sei molto concisa, vai molto al sodo, mi piace. In qualità di insegnante, in questo momento, adesso, in qualità di insegnante, anche se sei un insegnante giovane, però insegnante, quali... Diciamo che mi diletto, non è il mio lavoro, ma mi diletto perché mi piace molto quello che ho imparato io in questi anni, mi piace anche molto donarlo. Perché è bello vedere, no, qualcosa che sboccia, un problema che si risolve. Per me è la più grande soddisfazione, vedere che un difetto non c'è più. Ah, allora io... Sono pazza di gioia. Bellissimo. Mi fai pensare, mi stimoli molte, molte cose, scusa se intervengo, ma perché dovrebbe essere lo spazio tuo, però mi stimoli molte cose, mi stimoli quella storia di Arturo Benedetti Michelangeli, che diceva che lui, quasi nessuno lo sa che lui insegnava gratuitamente, ma quando non si sa, perché lui passava 26 ore al giorno a studiare. E poi lo diceva perché l'hanno chiesto, ma come mai hai tempo di... Ha detto perché io gioisco dei miglioramenti delle persone che, così, a cui do. Sì, è la cosa più bella. E quindi e lui, ovviamente, i suoi allievi erano Pollini, Archerici, voglio dire, erano bambini di un certo talento, diciamo, ecco così, diciamo. Va bene, bello. In qualità di insegnante, quali consigli rivolgi allo studente riguardo all'organizzazione del suo studio giornaliero? Se lo dai, ovviamente, se gli dai. Io dico anche,
oltre a studiare, allora io dico due cose a volte che sono un po' fuori dalle righe, cioè devi ascoltare molto del passato, devi ascoltare molto, perché noi cantanti, oltre a studiare, diciamo, sulla carta e a studiare fisicamente, dobbiamo farci una cultura, prima di tutto, una cultura vocale ti viene dall'ascolto. Dall'ascolto di gente che canta meglio di noi, che ha cantato meglio di noi, che ha cantato in alcune epoche in cui si cantava con uno stile particolare, tu non è che devi prendere tutto, non si parla assolutamente di copiare, ma devi avere una cultura del suono in 100 anni almeno, che noi abbiamo a disposizione adesso tramite YouTube, no? Tramite le varie piattaforme, noi possiamo ascoltare tutto quello che è stato fatto dall'inizio della registrazione fino adesso. Bisogna ascoltare. Poi, se non pratichi e non canti per forza 2 ore al giorno, non succede niente. Però questo deve lavorare tantissimo. Deve addirittura cambiarti la voce parlata. Perché devi, non puoi parlare, c'è un'altra allieva che parla sempre molto basso, no? Arriva, canta, imposta la voce e la mette bene. Però c'è questa doppia cosa, perché? Prova ad analizzare la tua voce parlata e a cercare di metterla più in testa, cercare di parlare senza andare a stancare le corde. È importante, ti servirà anche quando canterai. Bisogna lavorare molto col cervello. Bisogna guardarsi allo specchio anche, vedere quello che si fa, le facciacce brutte non le vogliamo, perché vuol dire che si stanno facendo delle cose alterate, si stanno contraendo dei muscoli che non dovrebbero essere contratti. Io sono molto Nicolas per, come ti dicevo, per un canto naturale che non contempli costrizioni muscolari qua e là, perché una piccola stanchezza qua, una piccola stanchezza là, alla fine di un'opera di 3 ore e mezzo ti rovini. Sì. Quindi quando cominci a cantare ti fai brutta, fai la faccia a coniglio, queste sono cose che le dico alle mie, cioè la faccia a coniglio e la faccia a pellicano alle mie allieve. Coniglio, cioè, la faccia a coniglio, quella che canta così perché ha di girare tutto qua, poi c'è quella che canta col pellicano e gli si gonfia tutto qua sotto, poi cioè sono ho detto, pensate quando cantate di essere sempre riprese, fotografate, e dovete risultare belle, perché quando si canta bisogna risultare belli, bisogna essere come Pavarotti, bello come il sole, lui si metteva lì, cantava, perché il canto non è uno sforzo. Bello. Il canto è un eco di una campana che mette in vibrazione. Una campana non è che è una cosa brutta, molla oppure tesa, deve essere uno spazio vuoto che tu crei, è qualcosa di mistico cantare, non puoi farti brutto. Ecco, quindi queste sono alcune delle indicazioni cretine che io ho, che io do con la mia esperienza e che cerco di far entrare in testa ai miei allievi. Ascoltate, fatevi una cultura del suono, una cultura vocale, perché il cantante va molto per imitazione. Io quando ho iniziato a cantare imitavo i dischi, ma imitavo la Freni, la Scotto, la Tebaldi, cioè imitavo cantanti del passato che hanno segnato la storia dell'opera lirica, e qualche cosa di buono la producevo perché imitavo loro. Imitare in che senso? In che senso, Laura? Imitare? Mm-hmm. Imitare in che senso? Nel suono, anche nella... Imitare il suono. Ah. Imitare l'impostazione, imitare lo stile, imitare qualcosa quando ascolti ti entra in testa. E non permette alle cose brutte di entrare, perché se ascolti soltanto tutto ciò che di più ricco è stato fatto, di creato, ti verrà automaticamente un tuo gusto, che sarà un gusto corretto. Non puoi ascoltare qualcosa di brutto sempre, di continuo, e poi pensare che sia il top. Non ce la fai ad andare oltre, devi ascoltare sempre gente meglio di te, che ti spinga ad andare oltre. Mi ricordo quello che mi disse una volta Carlo Maria Giulini, ha detto certe volte
vai a studiare anche con maestri, direttori d'orchestra che non sanno dirigere bene, così impari quello che non devi fare. In tutti i è qualcosa da non imitare, no? Io non ti dico, ti ho detto, non voglio cloni, perché io sono unica come tu sei unico, cioè non ci sono, non si devono fare cloni. La Callas, quante se ne è portate dietro? Perché cercavano di imitare il suo colore particolare, tutto quanto, ma alla fine si sono soltanto fatte male, perché la voce magari ha cominciato a ballare presto o hanno imitato anche altri difetti. Non bisogna imitare, bisogna ascoltare e costruire un proprio gusto. Mi piace questa tua risposta, sì. Allora, siamo addirittura d'arrivo quasi, eh? Sono importanti per te i vocalizzi e il riscaldamento vocale prima di una recita? Oh, guarda, io senza vocalizzi non vado neanche a cantare tanti auguri a te e a mia cugina che fa il compleanno. Io senza vocalizzi, cioè senza esercizio, non la faccio una spaccata. È una cosa da incoscienti. Se so che sono un atleta, è mio dovere avere rispetto dei miei muscoli e del mio corpo. Quindi per me cantare senza vocalizzi è una cosa proprio da principianti, non da principianti, da improvvisati. Quindi tu ai vocalizzi dai un'importanza muscolare, perché hai fatto l'esempio della danza, tu so che sei una... No, perché uno sa esattamente cosa poi vuole fare, no? Dove vuole mettere la voce, però devi darti il tempo di scaldarti. Avendo noi delle performance sempre estreme, è normale che devi preparare l'organo. L'organo, ma tutto il corpo. Cioè io addirittura faccio stretching. Quindi stretching anche le parti, diciamo così, basse, le gambe, il corpo. Sì, un po' tutto. Soprattutto per dare elasticità, perché poi si va in scena, bisogna dare. Sì, certo, va bene. Che importanza dai al vocal coach per uno studente e per un professionista? Vocal coach, noi intendiamo l'insegnante di canto. No, vocal coach, ah ok, vabbè. Il voice teacher sarebbe l'insegnante di canto. Il vocal coach sarebbe quello che noi intendiamo con il preparatore musicale. Sì. Quando inizi tantissimo. Quando non hai ancora una percezione esatta di quello che sei, hai bisogno di uno specchio che abbia quella cognizione, quella cultura. E poi è importante trovare un vocal coach che abbia una grande cultura musicale. Ma sai quanti ce n'è? Sulle dita di due mani, in tutto il mondo. Quindi io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri che mi hanno accompagnato nei primi anni della carriera e che ancora adesso mi aiutano quando mi avvicino magari a delle opere che non conosco o a un repertorio che non conosco. Non è che posso andare con la mia spocchia. Io non so. Quindi sono dei grandi, grandissimi pilastri, ma è importante trovare quello giusto, eh? È importante. Anche lì trovare quello giusto, non cercare quello giusto, trovare. Sì. Ok, l'ultima domanda. Tramite i passaparola si sa chi è bravo in Europa, negli Stati Uniti, insomma si capisce. Dove stai andando, scusa? Sto girando. Non c'è problema. Cammina allora. Allora, abbiamo l'ultima domanda. Oh, sta venendo fuori cosa. Ok. Qual è la tua maniera di imparare un'aria o un'opera e a questo proposito, cosa consiglieresti ai giovani cantanti? Cioè, come ti avvicini? Io so una cosa di tua che non si può raccontare qua, però non la racconterò, però so una cosa allucinante, qualcosa che sa del miracoloso. Però voglio dire, la risposta è tua adesso. Allora, leggo il testo. Guardo la musica,
controllo se ho fatto caso bene al ritmo, imparo, studio una cosa alla volta, una battuta alla volta, una frase alla volta, vado in questa maniera, dopodiché metto tutto insieme. Una volta, due volte, tre volte, ma bisogna mettere in gola, quindi passo il tempo, si passa del tempo prima che un'opera venga o un'aria venga, digerita da parte della voce. E soprattutto cerco molto di rispettare i valori delle note, perché tramite quello riesco a capire anche che cosa voleva dire il compositore, e quindi se poi mi devo prendere delle libertà me le prendo coscientemente, però che la struttura sia estremamente rigida all'inizio, in modo che lì poi ci possa giocare. Ci gioco dopo, me le prendo le libertà, perché me le prendo, ma me le prendo cosciente del fatto che quella è una croma. È una croma lì per una ragione. Si suppone che i compositori abbiano una ragione per scrivere certi valori, no? E che questo poi si ripercuota sulle intenzioni, sull'espressione, e poi sì, ci sono tutte le altre cose di stile e tutto qua. Insomma, è un po' complicato mettere su del nuovo repertorio, delle nuove cose, delle nuove aree, delle nuove opere. È un po' complicato, bisogna dedicarci molta attenzione nel rispetto. Per me è sempre il rispetto del compositore la cosa numero uno. Quindi tu la prima cosa che hai detto è leggo il testo. Quindi prima questa, leggo il testo, però sì. Questa è la prima cosa. Quindi sì. La prima cosa è leggere il testo. Di qualsiasi aria, opera, di qualsiasi epoca. Anche se è un testo stupido, fino al testo più compenetrato con la musica. Anche se è un testo base, voglio vedere, perché è importante, no? Come dici le cose, importante come un testo di prosa. Poi devo coniugarlo con quello che invece voleva il compositore, cosa scrive, cioè è una cosa complicata. Se hai la fortuna di avere un vocal coach sempre vicino, vai a studiare col vocal coach che fai meno fatica. Se lo devi fare da solo, devi farti... insomma, in qualche maniera, devi... come si dice in Puglia, devi scocozzarti. Io non sono pugliese, però adoro quella lingua, non lo so, quel paese. Va bene, Laura, che dire, sei proprio in poco tempo, perché qua proprio siamo in timing perfetto, 40 minuti qua e nemmeno, hai detto, diciamo... a volo d'uccello, a pelo d'acqua, quello che è il tuo mondo, lo hai detto molto bene, nel senso che hai cercato di cogliere il focus di ogni domanda. Una donna pratica. Ti ringrazio molto e appunto invito gli ascoltatori di Operissime a ascoltare a vedere questo filmato e a trarne vantaggio. Va bene, io saluto tutti quanti e grazie ancora a Laura Giordano per questa sua intervista. Grazie, un abbraccio, un caro abbraccio. Ciao a tutti.